Più fresco del fresco, sto parlando dei prodotti Ultrafrost. Pescati, lavorati e congelati subito a meno 40 gradi. Parliamo di tutta la linea di Mazara del Vallo, il salmone Label Rouge scozzese, il tonno rosso mediterraneo, le tartare di tonno rosso e le tartare di salmone, le tagliatelle di calamaro, tantissimi altri prodotti che vengono pescati, lavorati e subito congelati a meno 40 gradi. Spediti a casa, mantenendo la catena dei meno 40 gradi, possono essere conservati nel congelatore e consumati quando volete. Scadenza minima garantita sono 2 mesi. Ora vi spiego come utilizzarli una volta che li togliete dal congelatore. Acqua fredda, corrente, un contenitore, mettiamo le nostre confezioni di pesce Ultrafrost. Basteranno 10-15 minuti e il prodotto è pronto da impiattare. Gamberi pronte da impiattare. Guardate che belli che sono. Già sgusciati, pronti da mangiare. Guarniamo con un po' di olio. Sale di Maldo. Passion fruit. Un piatto buonissimo, pronto in pochi minuti. Mix crostacei di Mazara. Un mix crostacei di altissima qualità. Partiamo dallo scampo di Mazara del Vallo. Il gambero viola, sempre di Mazara, lo conoscete dalla testa viola. Il gambero rosso, famosissimo in tutto il mondo. La mazzancola tigrata. E il gambero rosa. Condiamo tutto con un po' di olio. Io utilizzo olio provenzani che trovate sul nostro sito. Un po' di sale di Maldo. E i nostri crostacei sono pronti da gustare al naturale, sempre il più possibile, solo con olio e sale di Maldo. A me piace servirli così perché un crostaceo di qualità va mangiato al naturale. Una volta scongelato in acqua, andiamo a preparare il piatto con la degustazione di tartare. Questa è la tartare di scampo. Tagliatella di calamaro. Guarda che bella. Una volta impiattati, condiamo con un po' di olio. Sale di Maldon per completare il piatto. Una selezione di tartare bellissima da presentare, ma soprattutto buonissima da mangiare. I lingotti, una volta scongelati. Come li utilizziamo? Due sono i modi. O li cuociamo, quindi 5 minuti per lato in una padella con poco olio, 5 minuti per lato in modo che l'interno sia ancora crudo e poi li affettiamo come se fosse una tagliata, oppure li utilizziamo per fare sashimi da crudo. Andiamo con un coltello affilato a fare il taglio. Un taglio netto. Il nostro sashimi. Di sale di Maldo. Piatto di sashimi di salmone e di tonno è pronto. Semplice e veloce anche questo, fatto in pochi minuti.